Buongiorno. Antonio Paolino, buongiorno, detto Paolino, che ha già fatto andare la planetaria, esatto. che va. Perché facciamo un bel, deve andare perché facciamo un bel dolce. Io ricordo che noi siamo in diretta e che quindi certi preparati, certo, se vogliamo farli vedere, devono partire un po' prima. Quindi, certo, quando ogni tanto voi sentite dei rumori strani, è che sono già, le macchine sono già avviate. Oggi ci fai una zuppetta napoletana. Oggi zuppetta napoletana, vedi, ti si riempie la bocca quando la chiami. Guarda, è vero, zuppetta. Un bel dolce, meraviglia, tipico di Napoli, che somiglia ovviamente, analogo alla torta diplomatica, se vogliamo. Perché è un quadratone, è un vero? Bel quadratone, un bel quadratone. La servirò, insomma, sotto forma di torta, però a Napoli li trovate in quelle meravigliose vetrine sotto forma di monoporzioni bellissime. Sì, perché quella tortona la potete tagliare, certo, tutta a pezzettini, certo, e poi darla come pasticcino. Allora, che cosa serve? Diamo subito gli ingredienti. Sì. Abbiamo il pan di Spagna, per il pan di Spagna già delle uova che stanno montando con lo zucchero, della fecola di patate, della farina, chiaramente zucchero e uova l'abbiamo detto, e se lasciamo montare bene evitiamo il lievito, Antonella. Abbiamo la crema pasticcera, quindi latte intero, tuorli, estratto di vaniglio, semi di vaniglia, zucchero e amido di mais e amido di riso. Okay. Abbiamo della panna semimontata per ultimare la crema e poi la bagna del liquore giallo del rum con dell'acqua e zucchero. E poi abbiamo delle decorazioni di frutti di bosco insieme a zucchero a velo. E poi, Antonella, per farcire questo pan di Spagna, insomma, per completare, pasta sfoglia. Pasta sfoglia, okay? Perfetto. Okay. Allora, comincerei subito appunto dal pan di Spagna. Quando mettete, insomma, le uova all'interno della ciotola, fate sì che siano a temperatura ambiente, così montano meglio insieme allo zucchero. Quando avrete formato questa bella montata, andiamo ad aggiungere le polveri a mano. E qui, Antonella, dovrei darmi una mano. Certo, a mano ti do una mano, certo, mancherebbe altro. Ecco. Guarda, mettiamo subito il grembiulino. E io ti aiuto. Io ormai do la mano se qualcuno la chiede. Ecco. Cioè, no, nel senso, no, sembra che voglia sposarmi, no? Come il mega direttore, no, cioè, galattico. Cioè, nel senso che, sai, se no mi dicono non prendere iniziativa. Antonella, non prendere iniziativa. Lo so, Ivano, qua, lo so, Ivano, però adesso non ci sei, io prendo tutte le iniziative se me le chiedono. Quindi se tacciamo. Quindi se tacciamo. Cosa hai messo? Allora, qui abbiamo messo farina e fecola e con il movimento dal basso verso l'alto, come vi dico sempre, andiamo ad aggiungere, ad incorporare le polveri fino ovviamente a insomma a farle assorbire senza smontare il composto, mi raccomando, perché qui non c'è lievito per dolci, quindi io evito l'utilizzo del lievito e insomma procedo per la colazione come fisica. Hai detto bene, esatto, se lo montate bene il lievito non serve, quindi tutto naturalissimo, quindi incorporiamo bene e poi, Antonella, andiamo a trasferire all'interno di una tortiera che ho già infarinato, insomma imburrato e infarinato, quindi molto molto veloce questa, esatto, e trasferiamo all'interno. Vedete, burro, farina, una teglia insomma da forno qualunque. Perfetto, in questo modo qui. E poi andiamo in forno a cuocere a 175 gradi, ovviamente già preriscaldato, per circa 30-35 minuti. Questo è il pan di Spagna? Questo è un pan di Spagna, diciamo che è una montata media, diciamo, che noi in pasticceria la chiamiamo tale. Quindi viene abbastanza morbida e soffice, perché poi a seconda di quello che dobbiamo fare scegliamo le vari bilanciamenti. Quindi il pan di Spagna, che uno pensa chissà come sia difficile, è semplicissimo, vedete? Molto semplice. Uova, zucchero, farina, neanche lievito. Quindi neanche lievito, l'importante è montare bene, esatto, insomma, il composto. Ecco, ci vuole un po' di tempo. Ma infatti rispetto a tante altre preparazioni che si trovano già fatte, sì, c'è anche il pan di Spagna al supermercato, ma non è così diffuso, quindi vuol dire che, esatto, si fa in casa tranquillamente. È vero. Poi metti, questo è per fare la crema pasticcera. Questo è per fare la crema, quindi intanto verso il latte così lo faccio scaldare. Nell'altro pentolino invece prepariamo anche la bagna, quindi acqua e dello zucchero, Antonella. Acqua, okay? Zucchero. Per la bagna, mentre per la crema basta riscaldare il latte, ok? Ok. Procediamo poi anche con la sfoglia. Questo è il panetto di sfoglia che possiamo stendere oppure possiamo già acquistare i rotoli già pronti. Ok. Io ovviamente l'ho già steso e gli ho dato uno spessore di circa 3-4 mm, Antonella, di altezza. Quindi ho fatto un bel rettangolo, l'ho steso e ora con i rebbi di una forchetta andiamo a forarlo per evitare che sviluppi, vai Antonella, per evitare, senti, che sviluppi questo, troppo. Questa sfoglia, questa pasta sfoglia qui che tu compri, è quella proprio per dolci, no? Esatto, va bene sia per dolci che per salati. Ah, va bene tutto. Sono, sì, esatto, vanno benissimo. Mi raccomando però lasciate che sia un po' più spessa. In, ecco, quella un po' più spessa perché di solito magari in commercio troviamo quelle più sottili, quindi bisogna specificare. Ma le fanno adesso, la fanno, fanno proprio. Le fanno, vedete, questa qui che poi vi serve per fare appunto. O comunque, Antonella, possono sovrapporre due sfoglie, ovviamente spennellate, certo, l'un l'altra con dell'acqua. Deve essere un po' altina, vedete, un po' altina, alta.
ecco. E poi andiamo a spolverizzare con dello zucchero semolato. Anche questa già è buonissima. Cioè, se voi mettete questa pasta sfoglia bucata con lo zucchero nel forno, la tirate fuori e la voglia, vostra voglia di dolce, insomma, è già stata appagata. Dunque, Antonella, questa è una tecnica interessante. Andate in fondo, in forno preriscaldato a 180 gradi, anche 190, per circa 30 minuti, deve dorare. Però la tecnica interessante di questa cottura è che nei primi 10-15 minuti la vedrete sviluppare, rigonfiare. Trascorso il tempo, la tirate un secondo fuori e poggiate una cratella più piccola sopra. Quindi dopo i 10-15 minuti la schiacciate. Così. In modo che si compatta e... Sennò si gonfia, esatto. Invece così si scende. Quindi dopo 10 minuti mettete questa e la lasciate poi cuocere, completare forno fino alla doratura. Quindi 10 minuti prima e poi per la doratura quanto è in tutto? Ma in tutto siamo intorno ai 30 minuti, 35 minuti, fino ad ottenere questo risultato. Vedete? Bella come dorata, vi dicevo già, questa è buonissima così, cioè è già una... Questa... Questo secondo me è un dolce. Ti ringrazio di averlo fatto perché si può imparare molto bene. Viene un bel dolce ed è molto goloso, è proprio... Io lo adoro, peraltro è il dolce per antonomasia domenicale della mia terra. È vero, hai ragione. Buonissimo. Quindi qua hai messo zucchero, uova... Zucchero semolato, dei tuorli d'uova, aggiungiamo anche l'estratto di vaniglia. Qui potete scegliere ovviamente di aromatizzare anche, anche con del limone, buccia di limone, buccia d'arancia, a seconda del vostro gusto. E andiamo a stemperare. È un procedimento che potete fare sia a mano che in planetaria utilizzando una frusta. Dopodiché aggiungiamo gli amidi. Quindi io ho scelto due amidi, riso e mais, Antonella. Bolle e latte, sì, vuoi? Arrivo. Ah. Intanto veniamo col composto per dare una consistenza abbastanza particolare, cremosa e allo stesso tempo diamo anche struttura. Quindi hai messo amido? Di mais che ci dà struttura e il riso invece che ci dà quell'effetto un po' vellutato, piacevole al palato. Okay. Facciamo questo composto e lo andiamo ad aggiungere all'interno del latte, che vedi? È intorno agli 80 gradi circa. Per fare la crema pasticcera. Esatto. Niente ci vieta, se uno fosse malato di cioccolato, potrebbe anche, no, mettere il cacao. Del cioccolato, certo. Oltre alla crema pasticcera. Assolutamente. No? Ecco. Possiamo, il bello è che possiamo agire secondo i nostri gusti, Antonella. Però l'originale zuppetta napoletana è così, quindi... Questa è una tecnica più veloce per realizzare la crema, quindi bastano veramente pochi secondi stemperando la crema addensa in un battibaleno. Senti, ma anche questa zuppetta ha ogni casa la sua ricetta oppure c'è una ricetta codificata per tutti? No, diciamo che la ricetta di base è questa qui, insomma, con la crema classica. Normalmente possiamo poi aggiungere degli aromi all'interno del cioccolato, come dicevi tu, o comunque delle altre componenti, tipo frutti. Insomma, però in linea di massima la classica nasce con la crema pasticcera. Ti serve qualcosa, dimmi. Allora, Antonella, la crema pasticcera che ho già preparato, ovviamente l'ho tenuta in frigo con pellicola a contatto. Perché deve essere fredda, naturalmente voi a casa aspettate, noi dobbiamo sempre avere tutto doppio, logicamente, per ovvi motivi. Assolutamente. Se no, devo stare qua mezz'ora a aspettare che la crema pasticcera si raffreddi. E la panna montata, Brava. Andiamo ad incorporare la panna montata... Alla crema pasticcera. Alla crema pasticcera. Che la alleggerisce un po', E formiamo la crema diplomatica. Totalmente. Formiamo la crema diplomatica, che meraviglia. Voglio dire, la crema pasticcera con l'uovo ha tantissimi grassi, no? Invece la panna... ma la panna la rende... L'alleggerisce, io ho imparato questa cosa. Però in realtà non l'alleggerisce chiaramente in calorie, ma l'alleggerisce in consistenza, vedete? Ecco. Quando uno mette dentro la... avete visto com'era la crema pasticcera in origine, no? Quando l'abbiamo tirata fuori dal frigo. Poi invece con la panna dentro diventa più spumosa. Più spumosa. Quindi... il mio classico! È tornata la canzone cantata da Biaggiarelli, vorrei far notare. Quindi è la voce di Biaggiarelli. Ecco. Abbiamo ballato tutta l'estate. Che è anche un cantante, voi non lo sapete, ma è anche un cantante. Beh, allora possiamo fare karaoke insieme, Lorenzo. Dai. Perché lui canta sempre, tu canti, potete fare una cosa... Ci assomigliamo anche un po' con la barba. Esatto, un po' amoroni siete, barba, capelli ne avete, quindi perché no? Ecco qua. Ecco. Allora, Antonella, quando l'acqua bolle aggiungiamo anche il rum oppure il liquore giallo. Il liquore giallo che è buonissimo. E creiamo ovviamente la nostra bagna che dovrà raffreddare. Perché è inzuppata, è la zuppetta, quindi dovrà essere inzuppata.
Esatto, allora Antonella, possiamo cominciare a pensare di montare la nostra torta. Qui vedi il nostro pan di Spagna dopo la cottura, l'ho tagliato a listoni, quindi gli ho dato la forma rettangolare che voglio e poi ho fatto dei listoni in questo modo qua. Io ovviamente ho già pensato di tagliarne un pezzo, quindi andiamo a fare anche l'altro pezzo con il coltello. In questo modo. E poi... Quei ritagli lì ripassati al forno sono meravigliosi. Quei ritagli lì mi sa che al forno non arrivano. Non arrivano neanche. Ok, quindi facciamo questo lavoro qui. Guardate, è veramente bello questo dolce. Bravo Antonio, perché è molto semplice ma ti dà un sacco di idee, di spunti e uno può rifarlo a casa in immediato. Quindi uno strato di crema, mettiamo un po' di frutta Antonella. Ok. Che sgrassa comunque. E beh, poi la frutta dà quell'acidità. Dà quell'acidità. Acidità, e devo dire che la crema pasticcera, quando si arricchisce della panna, a me piace molto, perché gli toglie un po' quel sapore di uovo che a me tante volte non fa impazzire nella crema pasticcera. E poi facciamo questo lavoro qui. Quindi Guarda, giriamo. E mettiamo insomma in superficie, vedete, questa parte senza la buccia, senza la pelle, di modo che possa assorbire meglio anche la bagna. Hai capito, okay? È vero, che non abbiamo ancora messo la bagna, quindi adesso lo faremo. Quindi andiamo a fare questo lavoro, un po' di pazienza ci farà fare. Vai tranquillo, io voglio capirlo bene, non ti preoccupare. Ordinato e preciso, quindi insomma pigiamo. In questo modo sistemiamo tutto quanto e finiamo, vedi, con l'ultimo. Vedete, ecco perché la tagliamo, perché deve essere uguale sia il pan di Spagna che il... Ecco la qua. Sfoglia. Mi raccomando, premete un po' e poi passiamo alla bagna che ho già trasferito nella Esattamente. Bottiglia. È meglio, no? Perché così in un attimo bagnate. La zuppetta deve essere inzuppata, mi raccomando. Si chiama zuppetta, se no... Ecco. No, si chiamava... Quindi, senti che profumo. Io qui ho scelto il liquore giallo, ma va bene anche il rum. Perfetto. Se ci fossero dei bambini, uno può mettere... Una bagna alla vaniglia, del succo di frutta, Antonella, del succo di frutta. Gestire. Però tanto poi evapora, io dico pure lì compra evapora. Qualcos'altro. Ecco, poi, ecco qua, bella inzuppata. Comunque avete visto, guardate, scusate, io voglio far vedere bene l'inzuppamento, perché se si chiama zuppetta, deve essere zuppettata, se no... Ecco, zuppettata esiste, non lo so, vabbè. Adesso rifacciamo e mettiamo la crema pasticcera arricchita di questa panna montata. Che sarebbe una chantilly all'italiana. Che sarebbe la chantilly all'italiana, infatti a me la chantilly piace da morire. Ecco qua, non lesinate, mi raccomando. Non lesinate. Finiamo, vedi, con sempre la frutta. Mettiamo la frutta. Ecco qua, insomma, poi io sono del parere che più ci mettiamo dentro, più ci troviamo. Ma scusa, poi ce l'abbiamo, non ho capito, dobbiamo star lì a lesinare. Brava, che ce l'abbiamo. Tutto di guadagnato. Eccoci qua. Se è finita, tu dici, vabbè. Abbiamo altri strati? No, e allora no, abbiamo finito, ecco. Perfetto. E poi ci, siamo, ci metti Antonella. Sopra... E poi l'altra sfoglia, l'altra sfoglia, vi ricordate? Vabbè. Che va sopra. È una specie di mille foglie, in un certo senso, no? Più o meno, sì, più o meno. Andiamo, vedi, la giriamo e la andiamo, vedi, a poggiare... Sopra. Sopra, in questo modo. Premiamo sempre... In questo modo qui, Antonella. Poi, ovviamente, questa va fatta riposare un attimino. La mettiamo, ma dove si fa a riposare? In frigo? Sì, normalmente va in frigorifero, in questo modo. E poi, se abbiamo un coltello, magari con i denti, possiamo anche scegliere di ritagliare l'eccesso e pareggiarla. Ah, certo, okay? Giusto. Quindi... Perché noi... Allora, se siamo a casa, l'eccesso lo teniamo e lo mangiamo. Così lo assaggiamo. Però, se è così, voi lo assaggiate, voi lo assaggiate, voi. Ecco. Ti dai sempre del voi comunque, voi assaggiate il salame. Allora, riusciamo a sentirli i gusti, Antonella? Eccoci qua. Ed è perfetto, bravo. Eccoci qua, allora la trasferiamo sul piatto. Ho fatto io casino, ho messo un po' di zucchero di vero nel piatto. Facciamo questo lavoro qui, Antonella. Aspetta. Questo qua è il mio zucchero a velo che ho messo prima. Ok. E che roba! Beh, e questa è proprio la torta di casa, ecco qua. Eccolo qua, grazie. Guardate, poi questo è importantissimo, lo zucchero a velo sopra, perché copre eventuali magagne, no? Giusto? Ne va anche abbondante, Antonella. E ne va anche abbondante. Questa è la zuppetta napoletana di Antonio Paolino. Grazie. Bravo, bravissimo.